Ciao, benvenuto. Oggi voglio parlarti di dispositivi di protezione individuale. Nello specifico voglio parlarti dei guanti, in questo caso. So benissimo che sai, e spero che sia così, quali sono i dispositivi di protezione individuale, guanti, camici, sovrascarpe, sovraguanti, mascherina, occhiali e via dicendo. Te li rielenco. Ma volevo parlare nello specifico dei guanti. Prima di fare questo, volevo raccontarti brevemente che cosa è accaduto a me, nel senso che io prima di entrare, prima di lavorare da questo punto di vista e diventare uno specialista, delle cappe, ho lavorato per tanti anni in polizia. Lavoravo presso la Polizia di Stato. Chi ha preso il mio libro ha letto nella parte introduttiva, nella mia introduzione, quindi là un po' anche la mia storia. Mi sembra che anche su Amazon o sulla nostra pagina l'ho riportata, quindi se vuoi e sei curioso puoi andarla a leggere. Fatto sta che io lavoravo in polizia, come dicevo, e una fase del mio percorso è stato presso la Polizia Stradale. E alla Polizia Stradale venivano, quando sono arrivato, venivano dati in dotazione il vestiario, appunto, personale, no? Ora, questo non è ovviamente un dispositivo di protezione individuale, però tra il vestiario, quindi quello che poteva essere una maglietta, la camicia, la giacca e quant'altro, pantaloni e via via, c'erano anche gli stivali. Ora, gli stivali, ahimè, non erano della taglia giusta. Quelli c'erano, come mi è stato risposto, e quelli mi prendevo. E quelli mi sono preso. Ho provato a lavorare inizialmente con quegli stivali, dirti che. Insomma, che cosa vuol dire lavorare con 40 gradi, uno stivale non adatto, stretto, estivo quando c'era l'invernale, piuttosto che con il freddo e avere uno stivale estivo, cioè viceversa, insomma, complicazioni varie. Quindi è durato veramente poco questa mia situazione perché ho deciso di porre rimedio, cioè di trovare una soluzione, e ahimè ho dovuto mettere mano al portafoglio, farmi sistemare gli stivali da un mastro che poteva fare questa operazione per sistemarli e renderli quanto più possibilmente confortevoli, perché ovviamente non potevo neanche uscire troppo fuori dallo standard, perché lo standard era quello, quindi potevo solo migliorarli. Sono riuscito ad adattarli, a migliorarli, e quindi mi sono creato una condizione di vita lavorativa dovuta, che sarebbe stata dovuta dallo Stato in questo caso, però insomma è stata una scelta, no, da questo punto di vista, e anche se condizionata, è che non è che potevo fare molto di diverso, secondo me. La soluzione non c'era e quindi me la sono dovuta trovare. Poi c'è, cioè, chi ha trovato altre soluzioni, chi ha deciso di fare altro. E quindi ognuno può scegliere la sua strada. In questo caso io volevo lavorare, volevo dare una mano, volevo aiutare, volevo fare il mio lavoro, e quindi mi sono trovato questa condizione. Con quella tipologia di scarpe, questi stivali, non avrei potuto correre lì dove c'era da correre, non avrei potuto guidare la macchina in modo adeguato, non ero nello stato confortevole quando faceva caldo o quando faceva freddo, quindi in automatico questo si sarebbe ripercosso anche sugli utenti della strada che magari necessitavano del mio aiuto, persone che avevano le macchine in fiamme e rischiavano di bruciare vivi, rispetto a bambini che facevano incidenti insieme ai genitori. Quindi ripeto, situazioni veramente particolari di pericolo, così come altre realtà molto più blande, più semplici. E allora io ho scelto di adottare questo. Ti ho raccontato questa breve storia, questa piccola introduzione, per dirti che cosa? Che io so benissimo che all'interno dei laboratori scarseggiano i soldi, che i dispositivi di protezione individuale che vengono dati e dovrebbero essere dati, spesso e volentieri sono carenti, mancano, sono di scarsa qualità. Ci sono tantissime storie che ho sentito e che sono, non è che non si può tenere in considerazione. Però c'è un però, da questo punto di vista. Il mio consiglio è quello di capire se tra la sicurezza e la non sicurezza, qual è la tua scelta, qual è la tua strada, visto se poi magari hai una famiglia, se poi hai dei colleghi, no? Ci tieni un po' alla salute in generale, probabilmente anche questo, anche se ci tieni al lavoro, perché ci sono delle realtà in cui i guanti vanno a inficiare il lavoro, probabilmente conviene che ti organizzi in un certo modo. Detto questo, ovviamente al di là, partendo dal presupposto che hai dei guanti, quindi che se non te li hanno dati in dotazione, te li devi comprare, ahimè, dovrai organizzarti.
Ma al di là del guanto singolo, come tutti sappiamo, da indossare, il mio consiglio spassionato, dettato dall'esperienza, dal fatto di andare sul campo e osservare quelli che sono i tuoi colleghi, è quello di passare a utilizzare e lavorare con i doppi guanti. Allora, i doppi guanti non è tanto in termini di protezione dovuti al fatto che c'è una resistenza piuttosto di... Questo è un qualcosa che dovrebbe essere fatto a monte nella valutazione dei rischi prima di assegnare i DPI adeguati, idonei, e quindi guanti idonei, dovrebbe essere fatta un'analisi per a seconda delle sostanze che uno manipola. E quindi se uno dà il guanto in lattice semplice standard è perché la manipolazione è semplice standard. Se deve essere utilizzato un guanto differente c'è un'analisi a monte, quindi non è che il fatto di mettere 25 guanti il lattice probabilmente non protegge da determinate sostanze. Detto questo, parlo del fatto di mettere doppi guanti. Allora, per una diciamo sicurezza in termini di abbattimento della contaminazione crociata, ecco, diciamo una cosa di questo tipo. Che significa? Significa che intanto partiamo dal presupposto che il proprio guanto dovrà andare sopra il camice, quindi sicuramente dovete indossare il camice, non queste situazioni sbracciate e quant'altro, e il vostro guanto deve andare a coprire la pelle e il polso. Questo serve perché non deve essere rilasciata all'interno della vostra cappa la vostra stessa pelle, soprattutto se state parlando e stiamo parlando di una cappa by hazard, ad esempio, una cappa biologica, comunque un qualcosa che ha bisogno di una sterilità, ad esempio sul prodotto, perché voi stessi potreste andare a contaminarlo. Quindi vi mettete il vostro bel guantino sopra il camice e iniziate quella che può essere, no, l'utilizzo della cappa. Prima di utilizzare la cappa, mettete un altro guanto, ok, sopra il precedente e iniziate la vostra lavorazione. Quando fate la vostra lavorazione, se a un certo punto avete necessità di uscire dalla vostra realtà lavorativa di quel momento per prendere una cosa, perché dovete fare qualcos'altro, rispondere a un telefono, non lo so, per qualsiasi sia il motivo, togliete il vostro bel guantino, lo posizionate all'interno di un contenitore che spero abbiate, visto che l'ho scritto e detto in più lingue, all'interno della cappa, un contenitore dello sporco. Gettate lo sporco all'interno del sacchetto, in questo caso, e uscite dalla vostra cappa. Se stiamo parlando di by hazard con lentezza perché c'è una barriera frontale, se stiamo parlando nell'ambito chimico potete uscire e magari chiudere il portellone frontale, fare le vostre cose e prima di rientrare all'interno della cappa riposizionarvi quello che è il guanto. In questo caso, praticamente nell'ambito biologico evitate rischi di contaminazione biologica, chimico evitate contaminazione chimica. Quando rientrate, ovviamente nell'ambito chimico non è che c'è una grande problematica in questo, la problematica sarà successiva quando avete iniziato la lavorazione, avete il guanto nuovamente sporco e quindi vi togliete il sovraguanto, lo buttate e quindi siete di nuovo in sicurezza, evitate di contaminare il laboratorio. Nell'ambito invece biologico c'è una fase prima e dopo che vi può aiutare. Questa piccolissima accortezza vi può mettere in una condizione veramente di vantaggio nei confronti della contaminazione, della prevenzione in termini di contaminazione crociata. E è una banalità, è un qualcosa che può essere gestibile, è un qualcosa che anche economicamente potrebbe diventare sostenibile e se non avete queste procedure sarebbe il caso forse di inserirle in modo tale da avere un modus operandi, per così dire, che sia favorevole a tutti e accomuni un pochino tutti quanti. Spero che sia stato utile questo spunto sui guanti, che non è così scontato, perché parlando con gli operatori è una cosa che fanno veramente pochissimi, quei pochi che ho conosciuto, che lo facevano già di loro, insomma, ripeto, sono veramente pochissimi e quelli che lo stanno facendo è perché hanno ascoltato il mio consiglio e si trovano molto bene nel lavorare, in questo modo. Ti ringrazio, ti dico anche se vuoi di iscriverti al canale YouTube e commentare i miei video. Ciao, grazie.